Rilascio la parola ai colleghi, al regista Nicola Barnaba, se come esordio nel lungometraggio si è sentito appunto gettato così nella mischia a dover dirigere due cavalli di razza della comicità più il terzo pazzo Ceccherini. Insomma, pazzo Pazzo, non sta bene. tra virgolette, nel senso Non sta migliore. bene, ma non è No, non pazzo. sta bene, sta Ah, non sta bene, vabbè, insomma, questo poi spetta a voi dirlo. Buongiorno a tutti. Sì, diciamo Microfono che. meglio. Ecco, meglio. Diciamo che sì, è stato un esordio un po'. Non è proprio quello che immaginavo quando ho cominciato a cercare di fare cinema. Ci sono un po' cascato io su questo film, però come tutte, fondamentalmente è stata una sfida, e quindi come tutte le sfide, insomma, uno l'affronta con un certo entusiasmo. Ed era un vero esperimento per me, un po' perché era il primo lungometraggio, quindi insomma, è un esperimento già per sé quello di provare a portare dei personaggi per un tempo così lungo, sia insomma i cortometraggi che avevo fatto fino a quel momento. Soprattutto è un esperimento perché con Enzo, quando poi ci siamo conosciuti e ci siamo parlati, abbiamo deciso che la direzione da provare per il film era di non fare un classico film comico o una classica commedia, ma di tentare un esperimento di mischiare un pochino il genere comico, tra virgolette, natalizio, senza nessun intento di critica, con il genere invece della commedia, tra virgolette all'italiana, un po' più di sentimenti, un po' più di personaggi, anche qui però senza nessun, andare a scomodare nessun nome di grandi maestri, per carità. E quindi avevo poca esperienza sulla commedia, c'era cioè solo un cortometraggio fatto di commedia tanti anni fa, e quindi mi sono affidato a questi due signori che c'ho a fianco qua, che invece di commedia ne sanno. Niente, abbiamo lavorato insieme, combattuto insieme e alla fine, insomma, l'esperimento mi pare che sia andato a buon fine. Se poi è realmente riuscito, questo ce lo saprà dire il pubblico. Adesso Enzo, anche in qualità di sceneggiatore e di appunto soggettista, chiedo di raccontarci la scelta di andare più sulla commedia che sul film comico gag, però come si è visto dalla fine dove ci stanno, diciamo, le papere, e posso raccontare anche altri colleghi che ci sono stati sul set, i fuoriscena erano quasi più macchiettistici e comici. Credo che quando uscirà il DVD ci saranno tantissimi extra con tutte le parti che avete tagliato. Cioè, siamo offesi a questo punto. Allora, io a Salvi chiedo la scelta appunto di prendere più una strada della commedia piuttosto che i due cabarettisti che fanno ridere così, insomma, a macchietta. Vabbè, il discorso è uno, noi, io e Luca Biglioni ci siamo così imposti di realizzare una commedia che avesse un percorso drammaturgico. Che la cosa importante per noi è raccontare una storia, perché creare un film e costruire un film sulla gag per noi è troppo facile, specialmente insomma, insieme a Maurizio sarebbe stata una passeggiata di salute. Invece imporsi di raccontare una storia e far ridere con quella sottile ironia, insomma, per dedicare poi la nostra comicità a un pubblico che è esteso dal pediatrico al geriatrico, penso che l'intento era questo. Mi auguro di esserci riuscito, poi ringrazio Maurizio di aver sposato, ma soprattutto la produzione, la GM, la B Production e la distribuzione che hanno creduto in questo progetto. Noi ce l'abbiamo messa tutta, insomma, i risultati li avete visti e mi auguro, insomma, di essere riusciti nell'intento di regalare un sorriso senza cadere, come spesso e volentieri si fa per ottenere una risata nella Allora, volgarità. Battista, ci racconti il tuo coinvolgimento e soprattutto le gag, le scene con Ceccherini? Allora, parto subito dal presupposto, grazie a tutti della pazienza e del tempo. Io faccio questo quando sto a casa. Cioè, parte dal presupposto che il teatro mi occupa, però 5-6 settimane fuori casa da mia moglie è un grande vantaggio. Mi sa, io ho dato 13.000 euro, quanto ho dato per far film? Ti do pure adesso a proposito. Ecco, cioè, se parte questo per film, per non mi frega niente, già che non sto a casa, per me quello è un successo. Anzi, poi ne fanno pure un altro, ma fammo lungo 7-8 settimane, no? Avete visto, è un film fatto col cuore, no? Sono state 5 settimane, potevano essere 7, e con un budget che non è Avatar. È stato fatto Grazie. Sure. veramente.
veramente quei sacrifici proprio col cuore. Infatti sono di cucchiaretti, devo vedere perché si vede, eh? Allora, venendo, provenendo dal bar, che Mario comoda. Io dice, dai, io provendo il bar a 5 anni, c'è da fare ultimamente. Anzi, sto pure rimodernare il bar della piramide, se passare mi fa comodo. E provenendo da quello, essendo autodidatta, terza media, mezza analfabeta, trovami qua stasera, ho l'altro film con Pupi Avati, io non stavo là. Quando ho visto, faccio sta prendere l'anteprima di Pupi Avati, il figlio più piccolo, quando ho visto il nome, lo dico che sono molto sensibile, sono messa a piangere. E mi fa, perché? Io ho rovinato il film a questo. Quarantesimo film, dico, l'ho bruciato, invece ringraziando di no. Questa è una commedia carina, potevamo, come dice Giuseppe, banalmente metterci gag, cose, io ore di spettacolo, ma non era carino. È preferito togliere che mettere, più sulle facce l'interpretazione che mettere a fare la moglie, il carello, che era due palle così alla fine, no? E faceva ridere, avrebbe fatto ridere, non riesco a coniugare neanche, pensa come stai. Insomma, ecco, è stato fatto col cuore, non volevo dire né più né meno quello che è. Cosa carina, per stare un'ora e mezza in simpatia a ridere con una storia commovente, che io che faccio schifo, visto qui, io lo dico subito, il maschio sta in polizia e la femmina fa giurisprudenza. Mio figlio ha detto, papà, ma era necessario il mutante? Ho detto, per far ridere è necessario. E io mi lasciai dalla mia ex moglie quando mi disse questa frase, mi devi spiegare che non succede proprio a far ridere la gente. E lì ho capito che non eravamo fatti l'uno per l'altro. Per il piacere di dire la gente, che pure in una situazione coffa, ragazzi, con qua la panza, in teoria sto secco come chiodo. Quelli hanno speso tanto per effetti speciali, però il piacere di condividere questa cosa senza rubare scena a nessuno. Lui fa una cosa, io ne faccio un'altra, ma così siamo stati bene, la gente si è divertita, non è che vogliamo parlare dei massimi sistemi, stiamo lì per questo. La cosa fondamentale è che non c'è stata competizione tra noi due, ma solamente nel competizione, che l'ho detto, che hai battute, non ho parlato mai. Guarda, è brutto sta cosa. Comunque, grazie a voi, la pazienza, io l'importanza. L'idea di coinvolgere i calciatori, l'idea dei calciatori più che un'idea è stato uno stimolo, anche perché sono miei amici, per cui come tutti gli altri che avete visto nel film, ho chiesto un omaggio sia a Marione Galopera e a tanti altri personaggi che fanno anche i carcerati, gente che purtroppo ha vissuto questa esperienza, tant'è vero che quest'anno si sarà fatto un anno fuori giustamente, e hanno chiaramente accettato di buon grado e sono venuti e ci hanno omaggiato della loro presenza. Poi abbiamo capito che tra i carcerati e i calciatori, quelli più onesti erano i carcerati. Era un'altra per Maurizio, hai detto sto facendo un altro film, non so se era una battuta o... Che una battuta? Era una battuta? No, se era una battuta! Adesso facciamo, che poteva leggere una visita, 4 soldi proprio! Vabbè, tu stai lì, vabbè, se ci stai. Un altro film, un attacco l'altro, finché mia moglie va dalla madre io faccio i film. Corti, lunghi, media lunghezza. Serena Bonanno, se mi dici due cose serie, perché insomma qua la situazione. Sì, ti dico che lavorare con Maurizio è stato stupendo, perché è una persona, adesso lui è così, fa cacciare, fa casino, è una persona che ti coinvolge, però è anche una persona di un'umiltà grandissima, e quindi ci siamo messi insieme, io e lui ci appartavamo, facevamo le nostre prove tutti i giorni, provavamo, riprovavamo la scena, e lui spesso mi chiedeva, ma che ne pensi, ma come sto facendo, io non ci capisco niente, il cinema non lo... Il bacio era il problema, non va bene. Sul bacio è stata una tragedia, lo diciamo, perché ed è stato anche un po' attagliato, lo diciamo perché no, lo diciamo perché senza problema, perché mi vergognavo. No, non sembra una vergognata, io mica faccio il bacione di professione. Io vergognavo, cioè, fa, cioè la moglie fa? Di un amico, sai, una che la paghi c'è stai pure, ma una che è la moglie di un amico è brutto. Però poi è andata bene, no? Sì, sì, sì. Sono contenta. Ha preso i soldi e andava bene. È gratis se io non voglio, capito? Non scherzo. È che non lo so. Allora, se non ci sono altre domande... No, volevo fare una precisazione, noi insomma, proprio per rispondere un attimino, perché sono comparsi sul sito di Repubblica e su altri siti appunto di testate giornalistiche il discorso appunto di un doppio poster che c'era stato appunto per il film, il primo che prevedeva il nome di Sara Tommasi, e ci hanno chiesto appunto di chiarire questo discorso qui. Allora, il discorso è semplicemente logico a livello commerciale, naturalmente il fatto che ci siamo riuniti avendo saputo
determinate, diciamo, cose che poi avevano coinvolto comunque sia l'attrice, dato che il film è comunque destinato a un pubblico per noi di famiglia, un pubblico destinato ad ampio raggio, ci è sembrato semplicemente più giusto per un discorso, diciamo, di lancio, di riferimento di carica commerciale, non immischiare appunto anche, come si diceva prima, né vicende politiche né vicende di altri tipi che potessero comunque intaccare il film, anche perché poi il ruolo preso in considerazione è un cameo e quindi questo appunto non era la linea che abbiamo adottato, proprio perché il film, ripetiamo, è per tutti e quindi non volevamo che qualcuno si facesse idee strane a proposito del film. E poi un cammello dentro il film non c'entra niente, è un angolo. Abbiamo c'era il telico.